fanno blu. Orecchie di galline. Sì, per questa primavera, quante che piantano sui pomates. Buonasera a tutti, carissimi ascoltatori e ascoltatrici di Radio Lemine. Eccoci un'altra volta in onda, dopo un po' di tempo per la verità, perché insomma noi siamo una grande famiglia e quindi dobbiamo organizzarci tutti, organizzare i ragazzi con i loro tempi, con i loro mille impegni. Giovanni che è straimpegnato in tantissime cose importantissime e quindi il tempo è sempre poco, e alcune volte abbiamo avuto anche problemi con i nostri nonni che andavamo a trovare, che magari all'ultimo momento avevano un po' di problemi di salute o qualcos'altro. Però questa sera siamo qui e questa sera siamo qui da una nonna particolare, una nonna simpaticissima, una nonna dolcissima che io ho già conosciuto in questi ultimi tempi per altri problemi, magari un pochino più dolorosi, più faticosi, ma che siamo felici di essere qui con lei perché è molto dolce, ci ha accolto con tanta gioia, con veramente con tanta gioia nel cuore. E adesso non vorremmo perdere troppo tempo, la nostra nonna è la signora Todisco Anna, che è meglio conosciuta come Albertina, è vedova Vanotti, erano probabilmente residenti ad Almenno San Salvatore e poi si sono spostati ad Almenno San Bartolomeo. Però ecco, adesso vorremmo sentire da lei la storia, perché è una storia veramente straordinaria. E per non perdere tempo direi, ecco, qui questa sera siamo qui in tanti, ci sono i nostri ragazzi, c'è Alessandro, Martina, Filippo, Francesco, Prince e poi il figlio Arturo che sta guardando con tanta tenerezza e dolcezza la sua mamma. E poi abbiamo come sempre il nostro Giovanni che è l'anima del nostro gruppo. Bravo. E il nostro Alberto papà di Martina, che anche lui ci segue sempre, è il responsabile che della CR, quindi della strada. E una mamma Sara, che anche lei è sempre presente, ci dà una grossa mano. Allora, per non perdere tempo passiamo la parola ai nostri ragazzi, perché hanno tante domande da farti, Albertina. Passiamo, chiediamo a Filippo che ci dica, che ti faccia la prima domanda. Cara nonna Anna, o meglio Albertina, come tutti ti conoscono, a me sembra che il tuo cognome dica che non sei di Almenno. Ci dici dove sei nata e quando? Mamma. Devo dire? Quando sei nata? Il 12. A 1932. Bravissima. A Torre le Nocelle. Provincia di Avellino. Sì. E adesso facciamo una domanda, vediamo come sono messi in geografia questi ragazzi. Avellino in quale regione è? La Bassa Italia, non proprio Bassa Italia, a metà. Sì, ma vediamo Avellino in quale regione è, facciamo la prova di geografia. C'è Benevento, Avellino, tanto. Benevento, Avellino. Irpigna, sì. Vabbè dai, nella campagna, in campagna quindi. No, in paese siamo. In campagna. Ed è nata, mi ha detto, il 26 luglio 1932. Sì, di Sant'Anna, perciò mi chiamano Anna. Certo, giuro di Sant'Anna, sì, è sì, vero, sì. Il 26 luglio, è vero. Mi chiamo anch'io Anna e quindi l'avrei dovuto collegare subito. Certo. Martina? Il tuo papà e la tua mamma che lavoro facevano? E quanti figli eravate? Eravamo papà era lavorava falegnameria. Mamma era donna di casa, perché noi eravamo 8 figli. Allora mamma era stata sempre a far mangiare tutto. Però siamo stati bene, c'era la guerra, tutto, non tenevamo la luce,
in casa me lo mettevano. Albertina, scusa, eravate in 8 figli, sì. E tu eri la di i miei fratelli tutti e 5 sì. Prima erano nati i miei fratelli 5, poi è nata mia sorella 30 e l'altra era io 32, mia sorella l'altra che è morta, si chiamava Dilina, è morta per... nel 1904, com'è Dilina? Nel 2000 e... 2004? E 4, no, sì. No, dopo ho finito la... 2015, io che era... mamma, 2015 è morta. Sì, è. Quindi dopo tu eri la settima di 8 figli, sì, è una bella famiglia numerosa. Sì. Poi mi avevi detto cosa facevano di lavoro i tuoi fratelli? Due i miei erano... fratelli quando erano diventati giovani nel farò militare, perché papà le faceva lavorare con lui, che preparavano per fare... prima si facevano... lavoravano e poi preparavano il legno, non come mo che erano pronte. E poi... mio fratello l'aiutavano a papà. Poi ne sono fatti militare tutti e due, che era uno... primo e nato secondo e poi ne teneva uno che è andato in Argentina a lavorare a 23 anni a 33 anni è morto e lo tenevo là però mi avevi anche detto che due erano in marina, sì, in marina e uno nella polizia, lui, poliziotto sì. È lo secondo fratello che è andato in polizia, è stato parecchi anni poi. Si è imparato a aggiustare la televisione che sono venuti sì, e lui sì, poi è venuto a casa. Quindi il papà era falegname, lavorava in dopo proprio. Papà è morto, porco cane, morto presto. Quando io sono andata a sposarmi a casa. Papà... adesso sentiamo magari Francesco cosa ti deve chiedere, collegato a questa tua risposta. Quindi le condizioni economiche della tua famiglia immagino fossero discrete. Non hai sofferto la fame come molti nonni del nostro paese. Però sai, nonna Albertina, mi incuriosisce una cosa. Come hai vissuto tu l'adolescenza a Torre le Nocelle? Io ho 12 anni. Quando avevi la mia età, cosa facevi? Andavi a scuola? Andavo a scuola e anche alla, siamo andate a ricamare dalle suore per sembrare a cucina. Abbiamo fatto tanto noi, per mamma e papà. Però eravamo nate dopo. Però tu mi avevi detto che... tu hai fatto tutte le scuole elementari, però basta. Poi non hai studiato perché in genere studiavano i maschi e non sì. Le femmine. No, cioè fino alla quinta c'era questo, poi gli uomini andavano da un'altra parte. Andavano pure, magari continuavano. Continuavano mentre le ragazze sì, no. Preferivano stesse. No. E allora tu no, sei rimasta. Non si facevano andare. Tu sei rimasta a casa a aiutare la mamma. Sempre, tutto, guarda. Poi facevi, andavi al a fiume, lavare i panni, tutto, a lavare sì. I panni, mi hai detto. Sì, sì, sì. Poi una cosa che mi hai anche detto, che non sei andata, non andavi a fare la serva perché era un lavoro disonorevole. No, da parte nostra sì. Puoi fare tutto, meno che vai a fare i mestieri. In casa d'altri. D'altri. Allora mamma ci faceva, era a me a ricamare, mia sorella la sarta, e Maria l'altra lavorava tutta a maglie, la tua sorella, eravamo tre. Però sono andate dopo. Dalle suore a imparare suore. A ricamare. Ricamare, poi ci portavano in dalla cappella per fare la messa la domenica. E andavamo sì? Allora tu sei diventata un'abilissima ricamatrice, chissà come sei brava. Le cose che ho fatto e che non ho mai messo nella bianca. Avevi di tutta la tua dote bellissima, tutta ricamata. Sì, usavano prime cose. No. E non l'hai usata. No, perché quando io lo volevo mettere mi metteva paura che mio marito dopo non sporcava. Ho capito. E metteva sempre quelle bianche. Un po' meno belle. E queste qua le tenevo. Ho capito. Sentiamo Alessandro. Sì, dai. Hai detto che andavi dalle suore. Allora era come andare all'oratorio. E oltre a ricamare, che cosa facevi dalle suore? Ti facevano catechismo? Giocavate? No, mai. Noi andavamo alle 8:30 e uscivamo a mezzogiorno. Poi andavamo a casa a mangiare, facevamo dalle 2 fino alla sera. Scusa, che poi ci facevano... dalle suore? Dalle suore io. La giornata, tutto il giorno? Loro, sì, perché loro ti facevano un pezzo che tu ti ha fatto tutti i punti che dovevi fare. Quando era finito, che hanno visto che io l'era preso bene, allora papà disegnava che facevano prima così, papà mi disegnava e io facevo tutta la dove suore. Te le facevano lavate, le facevano stirare. Quando io portavo a casa per le lenzuole, i miei fratelli prima erano, dice, come mai ti ha imparato, che mi era imparata bene. Ah, ci credo. E lavorava bene.
Ci credo. Questo non l'ho in un cassetto. E sono nel cassetto, però sono cose molto belle, sì, preziose, belle, che hanno un grande valore, perché adesso non si fanno più quelle cose lì, no, sai. No, sono più facile. No, adesso ormai sono tutte queste cose fatte così all'ingrosso, che non hanno sicuramente valore e che si rovinano subito. Questi sono stirati da quando l'ho messi via, nei baul che hanno portato qua la mio col treno. Mio papà mi mandò una cassa grande che con tutti gli asciugamani, cose per mangiare, tutto, non ti lasciano, ti fanno tutto. Caspita. E si usa così, perché sennò sì, non ti sposano. Una volta si usava così, cioè da voi si usava in modo particolare dopo così? Invece gli uomini studiavano e poi i papà che erano contadini ricevono subito, quando venivano a casa a portare un figlio, per esempio se papà accettava. Non andava bene perché volevano soldi. Ah, chi me li deva i soldi? Lo corrido sì, ma no, sì, ma noi i soldi, eravamo esatto. 8. Esatto, certo. E papà certo. E mamma eravamo 10. Hai fatto il corredo anche per i tuoi fratelli? I miei fratelli hanno fatto tutte le loro mogli, che facevano mogli. Le cose che usavano. Certo, bene. Bene, allora, tocca a te. Martina. Se tu sei nata nel 1932, hai sicuramente visto la guerra. Però, sì, ascolta, mi avevi detto però anche un'altra cosa. Dimmela. A proposito delle suore, che la domenica cos'è che ti facevano? Andavate dalle suore la domenica e vi portavano ai santuari? Sì, andavamo per esempio con... che non sapevamo neanche dove andavamo. Con Pullman. A noi, che eravamo mezzane, ci portavano sole, andiamo alla messa, a pregare e poi uscivamo, ci portavamo la merenda e stava tutta per terra, che ci mettevamo sedute, mangiavamo quello che mamma certo. Ci eravamo, perché non andavamo come prima, come a che vanno al ristorante, certo, si faceva il picnic. Però mi hai detto che una volta le suore, una domenica, portavano voi ragazze e la domenica successiva portavano i maschi. I maschi, sì. Ah, quindi facevano c'era una netta divisione. Perché i maschi erano più grandi e ne erano tanti, proprio. Ah, e andavano a pregare come le portavano le suore, però facevano fare noi che eravamo più piccole prima e dopo andavano così là. Certo. Però siamo andati sempre alla messa, sì. Tutto. Ma tu mi hai detto anche che andavi alla scuola di canto e poi con le suore. Cantavi quando, la domenica sì, la messa, in sì. Chiesa. Eravamo 7-8. La maestra che era suonava cosa, suonava e noi cantavamo, sì. Ci faceva la prova 3 volte alla settimana per vedere che non sbagliavamo. Però l'ho fatta, però mamma ci mandava pure papà. Andate a messa che vi state trovati bene. E noi si ubbidiva perché dicevano più bello lì alla messa. Brava. E che mai con la camicia non mi portare il braccio da fuori, la violetta che non dovevamo andare, ecco questo qua. Però l'abbiamo fatto. Ecco, che mi sta dicendo nonna Albertina che loro andavano sempre a messa. Sì, allora, tutte le domeniche andava a cantare in settimana, per 3 volte alla settimana andavano a fare le prove di canto e quando andavano alla messa, a parte il vestito della festa, dovevano avere il velo sui capelli, dovevano avere... Mi messa senza calze. Con le calze. Era così, piccole come eravamo. Gambe coperte e braccia coperte, sì. Quindi l'abito non con il vestito. Con la manica lunga. Sì, manica. Coperta, basta, era quella la storia e l'abbiamo fatta. Sì. No, vi dire che certo. Mose vanno le spose che vanno così. Io adesso sono un po' esagerati, però era un senso di rispetto. Bello, quindi sì. Uno quando va in chiesa c'è un certo decoro, un certo vestito, un certo modo di comportarsi. Sì, ma è vero, è meglio di nuova coordinata che piuttosto. Certo. Quindi tu sei stata una bravissima ricamatrice sì. E anche mia sorella la sarta. E una voce bianca, perché sì. Cantavi anche in chiesa. Sì, cantavamo la messa. A letto alle 7:30, prego il primo... 3-4 paternostri per Dio misericordioso. Che bello. Poi faccio dolci cuore del mio Gesù, l'ho fatto 3 volte. Brava. Poi cammino più avanti, faccio papà e mamma. Lo reguia, tutti e due, faccio 3. Passo più avanti, faccio i miei fratelli che sono morti, incomincio e finisco
quando mio figlio mi porta la pastiglia, ecco, e dorme, io sto ancora pregando, tanto che sì, prego perché Dio mi ha aiutato, non perché ha fatto morire Alberto, però. Non te l'ho detto che non ti ha fatto morire Alberto, purtroppo è una malattia, è successo, mi manca, così. Non deve niente, guarda che niente, è caduto proprio perché lo so. Non so perché. Non teneva niente, lavorava, sapeva come il lavoro, teneva le figlie e tutto. Guarda è che... È morto proprio... Lo so, improvvisamente. Quando hanno di qua, quando hanno detto che era morto, certo, io mi ho sentito male. Sì. Chiamai Don Giulio che mi viene a pregare qualche cosa, perché io mi sento male. Ma però... Non è stato qua. Non è stato il Signore che l'ha fatto morire. E chi è stato? No, è morto, ricordo, è morto perché ha avuto questo problema al cuore. Ma non hanno trovato niente, a parte che era morto già quando hanno portato con la... Alberto. Probabilmente un infarto. Sì, perché lui è camminato, è caduto a terra e era stato là, vicino a un legno. Purtroppo, e l'hanno trovato bagnato perché era piovuto. E poi un giovanotto ha trovato che è passato, due erano. Hanno visto che si è visto per terra, allora hanno dato il portafoglio, hanno chiamato subito l'aiuto. Certo. E invece Alberto già era morto per terra, ma morto subito, non è stato mai malato di niente. Ma pure quelle cose lì purtroppo capitano, sono cose dolorosissime, per tanto, carità. Tanto. Lo so, per una mamma nessuno, poi. Certo, è doloroso, per una mamma sicuramente vedere morire un figlio è una cosa molto dolorosa. Hai ragione. Però dai, il Signore ti vuole bene. E come? E guarda, non è lui, è lui sta soffrendo con te, quindi dai. Allora, andiamo avanti, sentiamo Martina che cosa ti vuole chiedere. Se tu sei nata nel 1932, hai sicuramente visto la guerra. Ricordi qualcosa di quei terribili momenti? Sì. Mi sembra che Vellino sia stata bombardata pesantemente. Tutto, Benevento, tutti quelli paesi. E siano morte tante persone. Addirittura mi sembra di ricordare che è morto un cittadino ogni 8. Ci racconti qualcosa di quella terribile esperienza? Mi ricordo perché non tenevamo la luce, non c'erano niente che ti davano, c'erano una bagnotta, noi che eravamo 10 con papà e mamma, una pacchetta di pasta dura, quella pasta che tagliano. Anche i maccheroni duri ti davano? Sì, perché non c'erano quelli, erano proprio tutti tagliati a pezzoni, che quando mamma mi chiamava, è finito di lavare, che tengo tutto pronto, mi chiamava mamma. Riguarda mamma, non ho finito, c'ho ancora un quarto d'ora, però quelli che stanno con me non ci lasciavano soli, ci aspettavamo per andare insieme a casa. Certo, c'erano le tessere allora, le tessere, mi hai detto, perché, né? Sì, perché per non c'era niente, neanche papà è morto, non ho trovato neanche la mascherina, manco sì, quello sì, c'era. Sì, sì, sì. L'hanno già fatto buco qua, per farlo morire, se non morire straziato. Non c'era niente, la fame. Sì. Non c'era l'acqua in casa, non c'era il bagno. La guerra è terribile. E questo era. E poi mi dicevi che per difendervi dai bombardamenti scappavate in collina a dormire. Sì, a dormire, ci portavamo un cuscino per uno sotto il braccio, ma ci andavamo dove non c'erano alberi, perché sennò sparavano dove c'erano gli alberi e ci uccidevano. Allora tutto il paese andavamo là. In collina a dormire. Una cosa per uno e una coperta. E ci mettevamo là. La mattina che era ancora buio, come mo, andavamo a casa, ma non solo noi. Erano più di 90 famiglie, né? Era tanto grande. Certo, certo. Che c'era... E veramente mi ho sofferto, né? La guerra, sì. La guerra è terribile, è vero. Sì. È scritto tutto, non mi ricordo. Sì, Filippo. Se ci penso che avevi più o meno la nostra età, quando hai vissuto i bombardamenti e la guerra, si mette proprio tristezza. Ma poi è diventata più grande. Che cosa hai fatto? Siamo andati sempre su quella città che era tutto verde, perché là non c'era alberi, niente. Quando suonò l'allarme, che passavano quelli che stavano sotto, stavano morti, perché bombardavano. E tu andavi su in collina? E noi andavamo là perché là ci siamo salvati, perché sennò... Certo. Basta. Ma Filippo ti ha chiesto se poi
dopo hai cominciato a lavorare, è diventato un po' più grande, hai cominciato a lavorare, sei per caso andato anche a lavorare in Svizzera, non lo so. Sì, in Svizzera, sì. Sì. Hai cominciato... Sì, perché una signora che era venuta là, al paese nostro, disse a papà, manda se le bambine che là sanno tante che lavano i piatti, non c'era acqua neanche là. No, in Svizzera? Lavano, e gli uomini lavano le pendole. Papà ci ha detto di no, e pure mamma. Questa signora ha detto, ma perché Alberto, fatti venire che ti guadagnano qualcosa, aiuta voi. E papà ci ha risposto, no, no, non le mando perché il grano è, non il è grano maturo. Non è maturo, il grano è ancora verde. È verde, sì. Chi dice che eravamo giovani? Il grano è ancora verde. Ecco, lei voleva andare in Svizzera per cambiare anche un po' il modo di vivere. Sì. E però il papà non l'ha lasciata perché diceva era troppo giovane, sì, sì, sì. E ha detto questa frase, il no, grano sì. È ancora verde, quindi non è ancora maturo. A letto, no. Non... Eravamo giovani, non ce la stava. Certo. Io tenevo 20 anni, era mia sorella l'altra, era 17, e disse no, non le mando, no. E noi ci ha mandato. Però più tardi poi sei tardi, andata. Quella signora fa la carta, ci prendono me per la viata e mia sorella. Per pulire e sei andato sopra. E facevi la domestica là? Sì, ma poi non mi ha fatto andare, mi ha tenuto 15 giorni a casa sua, questa signora. Io diceva, quando mi porti, che io ti aiuto a papà, quando mi porti, che io lavo i piatti, tu non preoccuparti, tu stai qui, vedrai che ti porto. Non mi diceva. Quando è stato 15 giorni, mi ha portato, diceva, adesso andiamo. Io venivo dentro dal pullman e diceva, ma dove andiamo? E tu stai tranquilla, che adesso arriviamo. Mi portavo in questa sartiria che facevano i vestiti da uomo. Ma in Svizzera? Era in Svizzera, facevano un lavoro a catena. Per esempio, uno faceva una cosa, io non era sarta, quando mi hanno. Siamo andati, sono quattro che portavano le robe per il giorno, maestri. E io dicevo, io non so, quando hanno sentito che io sono stata proprio brava di dircelo, mi hanno preso. A lunedì mi portava, era lavoro a catena, per esempio, una faceva un braccio, una il pantalone. Come sarta però. Sarte, sì, bello. Però io era lenta, pigliava poco io, con rondelli che erano sarte, perché erano più veloci, no? Ho capito. Però questo è stato. Ho capito. E poi mi sembra che una domenica la tua proprietà, il tuo datore di lavoro ti ha portato in un bar a bere un caffè. No, questa quando sono arrivata col treno, questa signora mi è venuta a prendere. E mi ha portato, dice, ti porto là a bere un caffè che sei da stamattina, erano le 9 la sera. Io ero tutta una luce, tutta italiana, si è scritto pure a pure il bar italiano. Quando siamo entrati, che io ho visto tutta questa luce accesa e questi che ballavano, e poi noi dal caffè io mi cammina due la volta, perché facevano due e mi cammina sempre. Io quando ho visto che stavano questi che ballavano, sento la musica, mi ha visto la piange, mi girai con le spalle per non mi fa vedere. Chissà, papà e mamma, ma piangevi di gioia perché ti no, piangeva che mi dispiaceva i miei genitori quando siamo partiti, piangevano. State attenti, fate le brave. E dico, no, si faceva poi la lettera come era prima, sì. Che arrivava prima la figlia, oggi arriva domani. Come si chiamano quelle lettere là? E non è che c'era il telefono, c'era niente. Sì, chiamare il giorno dopo, c'è da papà, che dà tutto bene, ti raccomando, lo ricevono mamma e papà. E la sai che piangevano. E dopo un mese è morto papà, che non ritornarono un tumore alla gola, mi mette a sposare là. Ho fatto un matrimonio il sabato, che usavano il sabato, non facevano pranzo prima, facevano solo i mereschi, la torta e gli sposi. E abbiamo sposato. Da lì un po', non ci fa neanche viaggio le notte, né? Niente, sono stata a casa, a lavare tutti i panni che erano di miei. Lo papà e la mamma di mio marito, una fratella e una sorella. Allora, quando hanno venuto a casa, che hanno visto la casa nostra, restarono ramati. Alessandro voleva chiederti: come fa? Quindi tu abitavi a Lucerna, in Svizzera, che bello, ti piaceva? Sì, ti trovavi bene? Ma come hai conosciuto tuo marito? E dove l'hai conosciuto? L'ho conosciuto là, dove stavano ballando, che lui mi dava il caffè.
Lui saltava e io so che ballo perché io non l'ho mai fatto. Mi girai con la schiena e lui ha detto a un giovanotto: guarda quella bella mora perché piange, perché io mi vengo a piangere e pensavo ai miei genitori. Pensando ai genitori, certo. Allora la seconda volta ci ha detto: guarda pure se ha fede. Ma capisci, si era sposata. Io si è girata al muro, non ho visto niente. Basta, io non ho visto mai più. Un giorno col camion che lavoravano loro, facevano i falegnari, che facevano le case. Muratore. Un giovane novese vicino dice: ma guarda, io la conosco quella che quando vado alla messa vado io con la mia fidanzata, la vedo sempre che cantano. Ma che bella che è! Questo qua ci ha detto le donnera, no, ci ha detto che io ero la Bastitalia dove ero, che conosceva papà, si chiamava Tudisco Alberto. Lui a piedi le traccia a piedi scrive a papà, l'espresso, caro signore Tudisco, io ho visto la sua figlia, la voglio sposare, quella. Papà se ne è in estasi con mamma, perché dice là sono lavoratori e verranno a mangiare, verranno tutti. Invece qua sono padroni, studiano e non facevano niente, ti criticavano e basta. Io dicetti no, mia sorella pure, invece quando dopo sta signora per forza ci ha chiamato, ha fatto fuori le carte, si è mandato. Però, scusa, però ti ha cercato 6 mesi, sì. Quindi è, sei mesi, è stato un amore a prima vista, sì. Come ti ha visto? Perché quando è venuto con lo cambio, con quelli che erano, si erano voluti, si è buttato giù, quelli amici miei che camminavamo, che mi andava a casa, ma nonna quando è brutto, là se lo sta facendo, ma sei matta tu, sei così bella. Quello là venne tutto sporco di Marta, ridotto. Fa, signorina, ma guarda che io non sto facendo niente, lavoro. Quando vado a casa non sono così, tutto sporco di carta. Da qui al giorno non sono stata buona, devono tirare fuori le palle. E dopo mi sposavo, dopo 2 mesi. Dopo quanti mesi di fidanzamento? Niente, 2 mesi. 2 mesi di fidanzamento? Sì, contro la mia volontà, la verità. L'ho scoperto e troppo tardi era. Ho capito, sentiamo Francesco. Dimmi. Certo, Albertina, che l'avevi proprio conquistato quell'Umberto. Sì. Certo che tu dovevi essere molto, molto bella e dolce, come lo sei adesso. Era brava io. Ricordi il giorno del matrimonio, la festa, i parenti? Sì, pioveva tanto, giubbiando tutto il giorno. Poi siete ritornati in Svizzera o siete rimasti ad Avellino? E siamo andati con lui. Dopo un po'. Chiamato il suo papà che era malato, non poteva più lavorare. Ma tu, scusa, tu, lui ti ha chiesto se ti ricordi il giorno del tuo matrimonio, mi hai detto che eri, sì. Avevi un bellissimo abito, sì, una torta. Tutto, sì, sì. È stata una grande festa. Vescovo. C'era il vescovo? Il parroco. Parroco. Facendo pure il pomeriggio, se ne c'è stata una grande festa. Sì, tutta roba di... una cosa così alta la torta. La torta, torta poi iniziale. Poi le bottiglie di vino bianco per i miei zii, che mi fecero tutti il regalo, soldi, perché certi là tengo tutto, non voglio niente. Dopo io lo sai papà, perché papà era comprato manco di carne, perché sono 5 giorni i suoi, certo. Tutte queste cose, e ce l'ho data a mio padre. E quando mio marito per la strada mi diceva: ma guarda quei soldi, tu ti pigliati quelli di tuo padre, io non ho visto mica quando mangiavi di fatto, 5 giorni. Chi le manteneva? Perché loro hanno restato meravigliati per la casa, che non tenevamo l'acqua, non... però era tanto pulita, tanto ordinata che loro tenevano una cucina che c'era. Certo, certo. Allora dicete questo, la verità. Mm-hmm. E quel giorno, quando ci ho sposata, le mie amiche piangendo perché dice: perché non sei con noi, molti perdiamo, come... E oramai dice: ti ho fatto questo sbaglio, basta, ho fatto sbaglio della mia vita. Ma poi le ha chiesto se poi è rimasta in Svizzera, a Avellino o in Svizzera o è tornata? No, siamo andati in Svizzera ancora per lavorare. Invece papà si era ammalato con le mani, chiama un figlio, vieni qua, vieni qua. Il papà di Almenno, il papà di Umberto, il suo suocero. E ci affitta una casa tanto brutta. Che non mi posso scordare. La cucina pian terreno e se non scarpe andava su a dormire. Ma io non era visto mai sta cosa. Una casa così brutta. Vecchia, vecchia, senza acqua, senza niente, vai sotto la fondana a pigliare l'acqua. E poi dopo un anno mi è arrivato il primo figlio, che era sposata, nel 62, Luigi. E poi restai incinta con Umberto.
Arturo. Ridemmi, la vita l'ho fatta, però lui non ti ascoltava, faceva quello che piaceva a lui. Io ero abituata alle note cose. E sentiamo Martina, cosa sì. Ti vuol chiedere? Quindi mi sembra di aver capito che il tuo Umberto era di Almeno San Salvatore. Sì, è. Quindi quando il suo papà l'ha richiamato, si è tornati ad Almeno San Salvatore. Mm. Ma ti piaceva abitare qui? No. Non hai sentito la differenza? No, ti no. Sei adattata subito? Perché io ero alla Svizzera e siamo andati in Svizzera perché stai là che ti ne hai il lavoro e tu. Lo papà continuava a chiamare dal suo paese, caro figlio, vieni che stai con me che io sto solo. Ho preso 200 euro sul portafoglio perché devo mangiare. Allora di tanti anni cercava di sorte lo figlio, quando sposavo mi pensava che teneva chi. Perciò è sì. Tutta una. Quindi non è stato proprio bello l'impatto, il rientro in patria. Non dico manco una bugia, la verità. No. Poi mi hai detto che anche ad Almenno, gli almennesi non è che ti trattassero bene. Quando è venuto qua, mi chiamano Terrona. Terrona. Quando sia mia suocera. Che io era anche la suocera? Lei era la prima, passavano quelli che camminavano a fare la spesa. E mio figlio si è sposato a Terrona. Io, quando è stata la terza volta, dico, io non sono Terrona, io stavo proprio a provincia di Avellino, allo meglio... E stavo molto bene. Bene, era una bella cittadina, no paese, però c'erano tutti i belli certo. Contorni. E allora, cioè, Timoni, ti smette questo di dire, io non sono della Bassa Italia che ti uccidono, fanno. Siamo a metà strada, non mi prendere là. Eppure dicevano che io era Terrona. Sì. E, dopo e allora era anche peggio, perché allora erano talmente limitati sì, nel loro ambiente piccolo che bastava uno abitasse a 50 chilometri che era già un terrone. Che poi certi ricevono quella massa, ma tu un farmacista per esempio, quando arriva chi è più dall'acqua che viene alla fondanella di metto il farmacista, e quando gli arriva una runa, e io magari esce qua due pannolini per Luigi, perché quando viene l'acqua, loro dentro la porta facendo marito e moglie. Ma come ha fatto Rolando a ritrovare questa bella donna? Ma come mai? Loro da dentro me. Certo. E che ne so, io ho sbagliato. È stato un incontro. Male. Fa così, dai. Mi faccio dormire. Martina. Nonna Martina, quanti figli hai avuto? Come si chiamano? Quanti allora, figli hai avuto? Il primo si chiama. Antonio come nonno, lo secondo si chiama Federico come l'altro nonno, poi c'è Mario, poi si chiama i tuoi figli, ne? I miei, i tuoi fratelli adesso? Ah, i miei fratelli, i tuoi, i miei fratelli erano stessi, no, nonno. I tuoi figli, erano otto. Come si chiamano i tuoi figli? Sto dicendo, il primo si chiama Antonio come nonno, no, i figli lui, l'Arturo, Alberto. Ah, questi figli si servono. Allora, lo primo si chiama Luigi, lo secondo si chiamava Arturo, no? No, mamma. No, c'era Alberto che mi è morto sotto una macchina di 5 anni. Si chiamava Alberto. Poi c'era Arturo, era nato. Dopo mia figlia, Gianna. Poi Stefano Alberto che è venuto. Sì. Quando facevano che si trovavano, che erano bambino, che io non volevo più Alberto. Perché dico, non è morto uno, non voglio l'altro. Però è venuto Alberto che lo teneva come una. E poi c'era, chi era l'altro? Rolandino, l'ultimo. Rolando. Ma non era il papà Rolando? Mio papà. L'amore papà. Diceva sempre che era letto. Mm-hmm. No, il papà era Umberto, però lo chiamavano Rolando. Umberto era Rolando. Sì, perché lo conosce, infatti. Adesso faccio quello con Rolando e mi parlo così. Francesco? Cara nonna Albertina, noi siamo ragazzi. Magari qualcuno dice che siamo superficiali, ma noi capiamo il tuo dolore per la morte dei tuoi figli. E vogliamo davvero abbracciarti forte, grazie. Farti sentire il nostro affetto. Ma ora, cara nonna Albertina, come passi le giornate? Chi sta con te a farti compagnia? Vedo che qui c'è una signora, ci sono i tuoi figli, vengono spesso a trovarti. Sì, c'è mio figlio qua che sta.
Sei sempre Arturo. Tu, Arturo, che... Sì, c'era Badanti, ma c'è anche mio figlio che ha mangiato. No, non mi hanno abbandonato. Allora, cosa hai ancora da dirci? Ci vuoi dire ancora qualcosa? Adesso però stai bene, dai. Sì, sei qui bene. Con i tuoi figli. Vedo anche le altre volte quando sono venuta, sono arrivati. Arturo è sempre qui, però vedo sì. Che ne arrivano anche altri, vanno, sì, vengono. Non ti abbandonano, anzi. Anche Arturo, non è che fa lui. Sì, sì, però... ti vogliono tutti molto bene. Sì, vogliono bene, ma io voglio morire. Di morire? Che è morto mio figlio, voglio... Che facciano papà per la terra? A soffrire. Che non pensavano, dopo, a questa età, che morì Alberto. Ascolta. Una cosa atroce. Sì, certo. Non puoi pensare com'è. Sì, 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 beh, certo. Non è un momento facile. No. Però dai, Alberto ti è ancora vicino. Sì, è morto, ma comunque devi sentirlo ancora vicino e ancora qui con te. Lo sento che viene tutti i giorni a salutarmi, mamma. Sì. È attenta, cammina, che se non cammini più, fa avanti e indietro. Cioè. Alla sera veniva a lavorare, mi chiamava, ciao mamma, no, come stai, chi è venuto? Mi diceva così. E lo so, cose che tu non ti vuoi dimenticare, un figlio che viene sempre, sono andata con fratello. A mezzogiorno lui veniva, mi dava un bacio. Noi stiamo mangiando e lui faceva, adesso vado che mangio pure io. Mi era trovato un bello lavoro, sei in grado di Dio. Dio l'ha castigato, non so perché. Non lo so. Allora, fai come vuoi tu. Certo. Tanto è vero che... Noi sicuramente capiamo il tuo dolore, per carità. Sì, Il tuo dolore, la tua angoscia e ti siamo davvero vicini, così. Grazie. Come ha detto Francesco, anche loro, sembriamo ragazzini un po' così superficiali, un po', però capiamo il tuo dolore, ti siamo vicini. Grazie. E però ti apprezziamo tantissimo per la forza e il coraggio che hai per affrontare tutto, come sì. L'hai avuto per tutta la vita, sì, perché tutta la vita hai avuto delle difficoltà, dei disagi, dei cambiamenti, delle... E quindi l'hai sempre affrontato tutto con tanta forza e con tanta determinazione, e non è da tutti, e con tanto coraggio. E oggi sei qui, dai, sei qui, sei bella, sei bellissima. È bella. Davvero, no. Così bella, così ancora vivace, lucida. No, qualche cosa mi ricordo, ma quello passato non mi ricordo, quello vicino non mi ricordo i nomi. Come viene? Sì, in genere si ricorda. Beh, noi non è che siamo qui per insegnarti niente, no, ma siamo qui domanda. Perché abbiamo imparato tanto da te questa grazie. Sera. Davvero abbiamo imparato tanto. Grazie. Abbiamo prontato... Pure queste belle bambine, grazie. Ragazzi, abbiamo imparato anche che la vita va affrontata. Ascolta, Albertina, noi staremo qua all'infinito, perché stare con te è bellissimo. C'è un senso di dolcezza, di serenità, che è proprio bello. Ci hai riempito il cuore... con la tua serenità, la tua presenza, la tua dolcezza. Però sappiamo, ci aveva detto Arturo, che tu hai i tuoi tempi, devi mangiare abbastanza presto, perché sennò poi fatichi a dormire. Sì. E quindi magari la cena è già pronta, Arturo. Quasi. Non la scaldare, un dato che tempo. E quindi, magari, non lo so, non vorremmo disturbare oltre, e quindi magari ti salutiamo. Non me l'ha detto Arturo che veniva così. Sì, ti salutiamo, ti ringraziamo davvero. Io ti ringrazio tanto. Per tutto. Che sei brava. No. Ce l'hai una mano Arturo, dai. No, Arturo e tu sei brava. Comunque, vogliamo chiudere? E allora io direi... Grazie, quando vuoi viene una certo, tua. Vengo ancora, come... Ecco, direi, bacio, belle. Direi magari di concludere, concludiamo con un'Ave Maria. Ah, per veramente per te sì. E per tutte sì, le mamme sì, che sì, come sì. Te stanno sì. Soffrendo magari per la perdita di sì, un figlio. Sì. Allora. Dai, diciamo bene l'Ave Maria. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E con questo salutiamo grazie la nostra tanto. Cara Albertina. Con lui viene salutiamo tanto. Tutti, Alessandro saluta anche tu, salutiamo i nostri... Grazie a tutti. Salutiamo tutti brave, i nostri... belle, però bacino. Salutiamo i nostri ciao. Ascoltatori. Ciao, salutate bello. La nonna ciao, su, grazie, venite a salutare. Ciao. Che bello. Ciao.
Grazie. Salutiamo anche i nostri perché ci stanno ascoltando, speriamo qualcuno anche di Almenno, i nostri ascoltatori, le nostre ascoltatrici di Radio Lemine. Non mi voglio niente male, ricordo tutta la mia vita. Certo, hai detto delle cose belle, non hai detto del male, hai detto delle cose molto belle. Ringraziamo tutti, ci salutiamo. Anna. Grazie. Martina. Filippo. Francesco. Ciao, grazie. Prince. Prince. E il nostro Giovanni, Giovanni, papà Alberto, che bravo, mamma Sara, Arturo e un altro figlio? No, no. Cugino. È un cugino, è un nipote. Come ti chiami? Alberto. Alberto. E Alberto, il nipote Alberto, che è arrivato anche lui. Ma questa casa è sempre piena di persone, veramente, vedi come ti vogliono tutti bene. Grazie a tutti. Grazie. E alla prossima. Grazie. Buonasera. Ecco, quando vuole. Thank you.